Ok Chiara, siamo arrivati qua in questo Oddio. villaggio, in questo... Tu che ne dici? Oddio, ah, sono caduto da Ah, questo coso. scusa. Beh, stai attenta, Salire eh. lì da fare. Eh sì, esatto. Allora, qua ci dovrebbe essere la casa che Angelo ci ha detto di ospitarci. In teoria dovrebbe essere una di queste, non so esattamente. Tu quale dici che sia? È questa, forse? Non lo so. Aspetta, andiamo a vedere. Boh, ma cosa Casomai... c'è? Eh sì, casomai, boh, bussiamo. Se... Chi è Cos'è? stato? Chiara, chi è stato? Oh mio Dio! Ma mi scusi, scusi, scusi. Questa è Cosa... casa mia, Salve. via. Ah, è casa sua. Ok. Ok, perfetto. Allora, sa dirci se ha visto uno che si chiama Angelo qua in No, giro? no, 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 io non conoscere Angelo. Non conosce quindi Angelo? No. Ah. Ok. Mi scusi, cos'è che sta facendo esattamente? Rastrelli i muri di casa. Rastrella i muri di casa, molto bene. Senta, vabbè, allora ho capito. Lei è una signora di poche parole. Bravo, bravo, bravo. Tu capisci, bimbo. Sì. Bella, bella Quindi. pure a lei, vai via. No, 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 va bene, va bene, va Via, bene. via, Ma ce l'andiamo. posso dire che è una casa molto bella, devo dire, signora. Effettivamente, Sì. effettivamente. Vediamo. No! Cosa? No, 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 io sto vedendo. Mi scusi, devo vedere perché. Sì, certo che non ha un cavolo. Mi scusi, ma si è appena trasferita qua? Sì, bravo, bravo, bravo. Ah, ho capito, capito. Andiamo, ce Vabbè, l'andiamo, ce l'andiamo. andiamo. Va bene, grazie. Com'è che Domino, mi si. Come. scoraggio. Sì, cosa? Mi scoraggio, vado via. Mi scusa. Ah, ok. Ma com'è che si chiama? Io? Sì. Giambertino. Giambertina, ok. Piacere da Giambertina, noi siamo i suoi nuovi vicini. Molto simpatici, sì, ci No. vede. Come no? Come? Scusi, ma ci vogliono tutti, ma come si permette? Ma Giambertina, scurreggione, allora. Vabbè, comunque, grazie Ma per aver scorreggione è il parlato. cognome. Sì. Ah, Scurreggione, che bel sì. cognome. Sì. Effettivamente. Vabbè, grazie. Parli anche un po' più piano così la sento di più. Comunque, salve, salve. Ok. Noi andiamo, magari dovrebbe... Chiara, è qua, forse? Andiamo a vedere, Non lo perché... so. Comunque, scusami, ma che strana era quella tizia. Ma chi era? Ma... Ma... Non lo so, Giambertina, ma hai visto che ha anche esitato, no? Perché noi stiamo entrando? Angelo, ci sei? Sei qua? No, aspetta, fammi vedere. È nella casa rossa. Ok, qua nella casa rossa non c'è nessuno. Ok, forse allora è nell'altra casa blu. Chiara, ma che strana che era quella tizia là, quella signora Infatti, Giambertina. Bah, Giambertina. ma poi di chi è questa casa? Non lo so, ma sembra da ricchi. Abbastanza. No, Guarda questa questo casa no. lampadario. Sì, questo lampadario è molto da ricchi, bah. Però molto bella. Chiunque sia stato l'architetto è molto bella, devo dire. Sì, infatti. Complimenti. Vabbè, ma quindi sto Angelo dove caspita Ma sta? ragazzi, sì? ma Angelo, oh, sei tu? scusate, sì, sono io, ma siete Ah, andati in casa, ciao. perché siete andati in casa di estranei? Poi Sì. comunque, sì, dovete vedere questa casa, questa è la casa in cui dovete vivere da oggi in poi. Ah, ma non sapevamo, noi avevamo parlato con Giambertina, ma tu la conosci Giambertino. Giambertina? Ah, sì, è la nuova vicina, un po' pazza, Una nuova sinceramente. vicina. Caspita, ma è molto bello qua, molto Hai bello, visto, hai bravo. visto. Ma bellissimo, Bravo. anche qua l'architetto è stato molto bravo, molto... Ci dovremmo restringere perché Infatti. comunque il letto è uno, Sì, quindi... poi tu mi hai detto che hai molti soldi, giusto? Un po', leggermente, dai, sì. Però Ok, fammi sono vedere. povero in realtà, sotto sotto faccio pure schifo, cioè... Cosa? No, perché noi avevamo solo 690 dollari perché appunto... Io 100! Tu Io 100? No, perché noi abbiamo speso i soldi in iPhone e pizza e una spatola. A me, Vabbè. guarda, vino, Ah, vino. vino, Poi cos'altro? un biberon, questo era il tuo regalo, Un tieni. biberon. No, Ah, bello. no, io Brava. volevo Sì, questo. giusto. Io purtroppo ho un regalo. Questo qua, tieni. Sì, che dici? Molto buono, devo dire, la pizza, sì. Allora, grazie per ospitarci qua. Hai un blocco strano in mano, ma Ma non lo farei no. mai più questa cosa. Ok. Non lo farei mai più, ok. Bene. Ah, tieni, questo è anche il tuo regalo, ho sbagliato. Mi sono dimenticata. Sì, è dimenticato, io non Tutti i so. regali. I Prendilo, nostri. tienilo. Ah, No, grazie, comunque questo è devi un capire, biberon. Denis, che col tempo, pagando questa casa, mi è rimasto veramente poco, quindi... Ah, è per quello. Ho Eh capito, ho sì, capito. la carestia. Ho Poi vedi capito. il frigo mio è tutto caffè, Ah, pizza, bravo, bravo, bravo. Senti, ho vino. capito, ho capito. Ma dimmi un po', quindi questa vicina tu l'hai conosciuta?
Sì, no, sta sempre con un rastrello in mano e dice che vuole rastrellare le porte. Ma... Non so sinceramente adesso. Ah, le porte, Le ma... sì, porte, fie... Qui ieri tipo mi ha dato una coltellata nel sedere, quindi... Cosa? Ti giuro, ho fatto male. Ho fatto parecchio Non male. so, poi da notare il suo lampadario molto, molto bello, da là molto sì. Poi perché, scusate, ma perché avete entrambi gli occhiali? Come? Ah, vabbè, io perché non ci Io vedo anche per bene. questo. No, io per Cioè, quella è questo una sono soldi. paletta, io vuoi Sono occhiali palettare? prestigiosi. Oh, Beh, sono gli occhiali occhiali prestigiosi. prestigiosi. Ah, perché sì, tu hai speso tutti i soldi pure per gli occhiali, molto Qui buono. sono Poi occhiali questo è il tuo scout. giardino. Sì, questo è il mio Puzzetta si cane. nutre solo di vino, non dategli da mangiare. Ah. Puzzetta. Ok. Sì, lui beve Lui solo è quello. così, ho capito, ho Sì, capito. Molto bello, esattamente. devo dire, molto un giardino molto accogliente anche questo giardino. Poi Hai qua visto? Qua sì. facciamo il barbecue nel caso un Sì, giorno, no? sì. Dipende Se vuoi dalle ti metti sotto. salsicce. Esatto, ti Sì. metti sotto l'ombrello, ti scaldi. Ma che bello, è Hai visto? comodissimo Con il questo. vino. Visto, hai Sì. visto? Cara, basta il vino, Senti, per ho un favore. gelato. Qui tengo questa moto Grazie. bellissima che naturalmente è finita la benzina, quindi non parte. Non ha il cono comunque. Non ha il Vabbè, cono. Vabbè. cioè non ha il coso sopra del cono, diciamo. Vabbè. Cosa? In che senso? Hai presente che... Ah, c'è il cioccolato, a me sembrava Il vuoto. cioccolato, quello è un cono Il grafico che ha enorme. No, è fatto questo cioccolata. gelato è stato molto bravo. E volevo dire, il signor gelataio, comunque. Sì. Allora, io direi che questo è un nuovo inizio per noi. Quindi anche tu Sì. devi lavorare. Esatto, è logico, non Ok, posso quindi questa mantenere. casa è diventata nostra. Quindi, anche se l'hai Infatti. pagata tu, è anche nostra, va bene. Andiamo dentro. Allora, chi mi prende il piano di sopra? Ciao, addio. Ok, No, scusa. aspetta. Allora, io devo intanto andare in bagno, quindi per No, favore. se no Come? io in bagno. Ah, no, per favore. Che schifo. Mi sta impuzzolando tutto il bagno. Ok, ho mi finito. sa di sì. Vabbè, Che cazzo di mutanda. Ok, adesso devo lavare. Devo Angelo! lavare in bagno. Ehi, meme, mamma mia, anche tu guardi TikTok. Che schifo. Le Mutande. apriamo, sì. Apriamo le finestre che qua c'è bisogno. Aspetta, devo prendere il profumo, se no veramente qua finisce. Scusa, Ok, ma perché profumo. hai i vestiti da donna qua dentro? È perché, allora, questi sono costumi da sfilata, quindi... Ah, bello, bello, anch'io voglio fare la sfilata. Ok, ti... E qui i Chiara. conigli. Lei ha Conigli. detto che faccio il Conigli. coniglio. Esatto, Ah, ma sono che molto bello. fashion. Sono fashion. Sì, bellissimo, Nei bellissimo. cassetti. Nei Eh sì. cassetti. Le Sono mutande rosa. beh. Beh, Sono attento. mutande extra large, che sono bellissime. Sì, Sono bellissimo. da Ma lo zitta, sapevate guardala. che... Sì, bellissime queste salsicce. Senti, Perché sono avete affari tuoi di come ho queste... costruito casa? No, ma non sto dicendo niente, io sto dicendo Ma è il semplicemente che... profumo. Infatti, cosa... Angelo è pericolosa. No, Chiara, andiamocene Sto prima per che... diventare una bomba. Comunque Ci no. faccia esplodere, Una eh sì, bomba. una Sentiamo bomba. qui il piano di sotto, il divano, cosa c'è Vabbè, la sotto. casa è molto interessante, direi, però oggi dobbiamo trovarci qualcosa da fare. Allora, Angelo, c'è Esattamente. qualche attività da fare in questo Allora, guarda, villaggio? ultimamente il signor Puzzo Mespruzzo ha aperto una cosa, cioè il minerario. Quindi tu trovando minerali. Ha aperto una caverna mineraria, dici. Esattamente. Quindi tu guadagni così. Esatto, io vado a minare ogni giorno alle 5 di mattina. Ok, molto bello, direi che questo è un ottimo modo per... Allora, facciamo così, io ho un progetto in mente, dobbiamo aprire un... Chi è stato? Angela. Comunque in casa mia è magia, quando chiudi le porte si suona il campanello da solo. Sì, però mi fa male all'orecchio e io ho queste brutte reazioni perché si deve sentire poco rumore. Stai picchiando con uno stura lavandini, veramente. Ah Sì. no, è un pennello. No, Un è una pennello. spatola. No, questo è un Io. pennello, sì. Molto, sì, molto bello. Questo glielo infili da qualche parte, D'Angelo. E tu Sì, non ma... puoi colpire nessuno, solo io posso colpire. Perché sennò poi dopo voi non mantenete l'ordine. Allora, questi sono i nostri Che sono ste velivoli. cose? No, via dal mio, Se via! posso, se possiamo, gentilmente vorrei parcheggiarli qui davanti, qui nel giardino, perché sono molto buoni, direi, questi velivoli, sì. Siamo arrivati da un lungo viaggio Che ne e... sai di Sì. moto? Bellissimi, quanto li avete pagati? Sì, no, allora questi li avevamo 5 pagati... centesimi. No, ma come? Io li ho pagati 300.000 dollari. È per questo che siamo diventati Serio? poveri. Sì. Ma non me l'hanno regalato, me l'ha regalato quello dietro il supermercato. Gli ho fatto Ah! un'offerta. Sì? Ma sei sicura Sì. che non è... che non fa schifo il tuo, diciamo, che non è... Non lo so, c'era dietro il supermercato, c'era questo, cinese, Poi cinese, No, spero. Angelo, cosa vuol dire che è cinese? Anche gli italiani a Cioè, volte fanno allora, cavolate.
Ma infatti no, non era. Vabbè, sì, l'hai comprato dal Chinatown. Vuoi veicolo? capito, vuoi veicolo, sì. Vabbè, però io sono curioso di sapere della vicina. Ma una cosa strana, esatto, non si sta più facendo vedere, non è che se n'è andata. Ma dov'è che è? Sarà ma poi giro. Oh, può essere, anche perché lei è appassionata di Minecraft e Fortnite. Attenzione, non mettiamo niente qua davanti, cioè non tocchiamo niente, Chiara, sennò altrimenti poi dopo si incavola tutta quanta. Allora sì. Ah, questo è il suo rastrello, ma dov'è andata? Ma dove è andata, infatti? No, questa cosa è molto, molto paurosa, devo dire. No, io voglio vedere casa sua perché ancora non ho avuto la possibilità di vederla, quindi... non è che ci sia molto in casa sua, devo dire. Guarda, tiene una shower, una doccia bellissima. Andiamo a vedere. Forse rastrella in giro, può essere, una doccia. Oddio, forse quello è il suo lavoro. Un home plugger. Può essere, può essere. Uno stralavandini, mamma mia. Una vasca. Ah, ma quindi qua è pieno. Cioè, facciamoci il bagno. Aspetta, scorreggiamo. Vai. Non possiamo qua, vero? Non possiamo, mi sa, vero? Mi sa di no con questo. Questo suo cesto. Che schifo. Scusate, ho fatto qualcosa al microfono, scusa. Quindi, andiamocene via da questa casa prima che lei ci veda. Poi è molto spoglia, perché... molto spoglia. Ma hai qualcosa dietro? Hai qualcosa sulla schiena. Cos'è che ho sulla schiena? Fammi vedere. Ah. Hai un burrito. Mi sa che è un burrito, ma perché lo tengo qua? Però molto buono il burrito, devo dire. Grazie a chiunque me l'abbia dato. Non mi interessa chi me l'abbia dato. Perfetto. Allora non è stato Angelo. Comunque questo rastrello, io vorrei capire cosa di speciale questo rastrello. Effettivamente anche io lo vorrei. Sì. Interessante. Vabbè, comunque, questo villaggio che per ora devo dire ha solo tre case, cioè che schifo. Che schifo. La terza casa non so di chi sia, sinceramente. Poi c'è pure un distributore automatico di bibite. Dovrebbe essere un altro vicino. Tipo cacciamo via la vicina. potremmo, però poi arriva forse quella col rastrello. Ma noi la cacciamo, la bandiamo. Ci pensiamo, dobbiamo avere una strategia in mente, capito? Perché poi questo vicino sembra anche abbastanza benestante, devo dire, anche una piscina qua. Quindi direi che non è niente male come... Angelo, da quando è che sei diventato così forzuto? Cioè tu hai uno stura cessi e sopra di te una smart. Cioè io vorrei dire la deficienza di queste persone. Guarda, vado a scavare le zucche che ci sono là. Aspetta, questo non lo so spiegare. Allora premi subito. Ok, bravo, molto bravo. Mi sa che hai preso il veicolo del vicino. Tu che dici? Ah, sì, l'ho rubato. Rimetti a riportare. Ah, pure Chiara. Pure. Ma da quando è? Da quando è che... Ma perché io mangio? Ah, tu mangi, quindi tu sei potente, dici. È logico. Però non mangiare troppo, sennò poi dopo diventi troppo potente, non va bene. Guarda, ho tutto qua. Io ho speso soldi in cibo. Ah, sì, è vero. Cosa è successo? Cosa ho appena visto? Vabbè, sì, sarà stata la vicina, non sarà stata la vicina. Allora basta ridere. Chiara, vieni qua. Angelo, non so dove è andato. È scomparso. Si sarà andato a mettere di nuovo il veicolo del vicino. Oppure sarà in bagno. Cioè, poi tu sai che anche lui mangia troppo, no? Tu sai questa cosa. Pensa, io ho speso quasi tutti i miei soldi in cibo, perché ho pizza, baguette, croissant, hot dog. Ah, pensa, tutte ste cose. Ma porca miseria, ma io veramente, io sono 23, 21 di cose, ma io ho pagato tutti i miei soldi per quello schifo. Cioè io veramente. No, io invece guarda pure questo. Ah, il medico. Scusa, ma come hai fatto a prendere? Mi sa che te lo sei messo troppo di no, su. Beh. Comunque, io sono abbastanza scioccato, non so dove sia finito Angelo, non so dove sia finito tutto quanto. Io la vedo un nome, ma vabbè, io non so. Cosa? Ragazzi, scusatemi. Ho avuto problemi di stomaco. E sei da casa della vicina? Ah. Sì, è un gabinetto molto comodo. Scusa, ma questi tuoi problemi di stomaco, dimmi un po', questi tuoi problemi di stomaco iniziano con l'invisibilità e le particelle strane?
No, dimmi un po'. Allora, quella è un'illusione ottica, perché sono stato talmente veloce. Un'illusione ottica? Gli occhiali sono rimasti fermi al posto, invece io ero già sopra. Quindi c'è tutta questa situazione strana, dici. Ho capito, È abbastanza strano, no, quindi qua dentro... Non ti conviene entrare in bagno, non ti conviene per niente. Ok, non entro. Usciamo, sì. Allora, io sono abbastanza scioccato. Direi che ci siamo abbastanza ambientati in questa nuova, in questo nuovo villaggio. Direi, dalla prossima volta inizieremo però a lavorare. Mi raccomando, dobbiamo lavorare. Dobbiamo guadagnare Pietro Mazzoduro. I soldi. Sì, dobbiamo dare i soldi. Cos'è che mandi? Dare i miei soldi. No, non devi. Però, sono. I miei risparmi. Ah, tutti qua. Vabbè, allora facciamo che c'è, visto che siamo tutti quanti, me li date tutti a me, così io ho capito. Sì, vai. Tutti qua, tu perfetto. Vuoi veramente avere tutti i miei soldi? Sì, ho la responsabilità di tutto, tranquilla. Va bene. No, cioè nel senso... Ah. Grazie. Ma non erano 100 euro. Tutti i miei risparmi, no. Tieni. Tutto qua, perfetto. Ok, per ora abbiamo 1506 euro. Yeah. Ok. Sono abbastanza pochi, però sicuramente dobbiamo iniziare a lavorare, sennò poi dopo... Si andrà avanti. Io devo, dobbiamo tutti quanti insieme aprire un negozio, secondo me un negozio, non lo so, o di abbigliamento, di qualcosa, ragazzi, perché dobbiamo per forza, perché... capito, così guadagniamo di più, dobbiamo metterci in business, in proprio. Verranno le puzzettine a comprare, capito? Le puzzettine. Le vecchiette. Ah, le vecchiette, sì, certo. Ma senti un po', tu qua vicino c'è qualcuno che vende? Oh mio Dio. Allora, per il momento no, perché è una parte... Allora, per il momento questo è un villaggio... È un villaggio, ok. Precostruzione, esattamente. Ok, perfetto. Perché non dobbiamo avere concorrenza, capito? No, ancora per il momento. E poi comunque abbiamo bisogno di cibo, perché prima o poi finirà il cibo, no? Quindi dove caspita lo compriamo? Io tengo tante salsicce e poi sono un master chef italiano. Ah, sì, però se poi finiscono le salsicce, com'è che fai? Pianto le salsicce. Ah, un albero di salsicce. Quindi crescono. Scusate, c'è un cane qua che sta abbaiando. Mi sa che è questo. Sì, è il mio doggy. Puzzetta, sì. Ho capito. Vabbè, niente. Vabbè, vedremo come fare. Apriremo questo negozio. Non lo so, sinceramente, siamo un po' abbastanza disperati. E la signora qua è abbastanza inquietante. Io veramente. Sì, leggermente. Ma